Tra le ultime notizie apparse su internet si parla della possibilità che un enzima chiamato lisozima possa essere efficace nella cura contro il nuovo ceppo di coronavirus. L'ipotesi che questo enzima possa essere curativo giunge da illustri scienziati, le cui ipotesi sono state comprovate da dati sperimentali. No, giunge dal Ministero dell'Agricoltura italiano. Anzi, ad essere precisi, arriva da una strana notizia comparsa su internet e che intitola più o meno in questo modo: coronavirus e lisozima. Interrogazione al Senato su acquisto del MIPAF dell'enzima al Consorzio Grana Padano. Quattro parole che non avrai mai creduto di vedere all'interno della stessa frase. Il Senato, il lisozima, il coronavirus e il Grana Padano. Cerchiamo di capire cosa è successo. Sigla. È assolutamente doveroso che la ministra Bellanova venga a riferire in aula sulla richiesta di acquisto di lisozima, di cui si è avuta notizia da fonte di stampa, da parte del MIPAF, che è il Ministero delle Politiche Agricole, tramite l'ICQRF, che è l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, al Consorzio Grana Padano. In sostanza, il testo dell'interrogazione parlamentare continua chiedendo se è vera la notizia pubblicata dall'agenzia di stampa Agricole, in cui si sostiene che il Ministero delle Politiche Agricole abbia chiesto al Consorzio del Parmigiano Reggiano di reperire per loro un po' di lisozima, un po', perché parrebbe essere efficace nella terapia contro il nuovo ceppo di coronavirus. Ecco lei, signora Bellanova. Ce n'è mezzo litro in più. Cosa faccio? Lascio? Facciamo un passo indietro per cercare di capire dove è iniziato il dramma. Il lisozima fu descritto per la prima volta nel 1922 da Alexander Fleming, il batteriologo scozzese, premio Nobel per la medicina e scopritore della penicillina. Si tratta di un enzima presente nei tessuti animali dotato di una potente attività battericida. Attenzione alla parola battericida. Battericida. O meglio, che uccide i batteri, non i virus, che sono due cose diverse. Anche osservandoli esternamente, è addirittura il loro involucro a essere diverso. È come il gelato nel cono o nella coppetta. Contengono entrambi gelato, ma sono strutture diverse. Sì, poi adesso fanno quelle coppette fatte di cialda, che sono buonissime, ma è un'altra storia. La parete batterica è composta da un polimero di zuccheri e amminoacidi, chiamato peptidoglicano, per gli amici mureina. La componente zuccherina consiste in un'alternanza di zuccheri legati tra loro, chiamati N-acetilglucosammina e acido N-acetilmuramico, per gli amici NAG e NAM. In pratica, il lisozima idrolizza il legame tra NAM e NAG, ovvero distrugge letteralmente la parete batterica. Ed è proprio per questo che si trova in grandi quantità nel muco nasale, nelle lacrime, nella secrezione gastrica e anche nel latte materno. Adesso però dobbiamo capire cosa c'entra il Grana Padano. Il formaggio Grana Padano viene prodotto a partire da latte crudo e quindi potenzialmente può contenere delle spore di alcuni microorganismi che originariamente si trovavano negli insilati e poi sono passati all'interno delle vacche, che se lo sono mangiato, dalle vacche sono stati trasmessi al latte e successivamente, durante la trasformazione, passano nelle forme. Tra questi microrganismi può essercene uno, ben noto nell'industria casearia, chiamato Clostridium tyrobutyricum, che ha la capacità di fermentare all'interno delle forme di formaggio durante la stagionatura, causandone un rigonfiamento, che è ovviamente indesiderato per chi produce formaggio. Quindi, durante il processo di lavorazione del Grana Padano, oltre al caglio, al sale e tutto quello che serve per produrre le forme di formaggio, viene aggiunto il lisozima, che, essendo un potente battericida, annulla la carica batterica del latte. Secondo l'agenzia di stampa, sembrerebbe che il Ministero dell'Agricoltura abbia richiesto al Consorzio Grana Padano quantità ingenti di lisozima per far fronte all'epidemia di coronavirus. Ti rivelo un segreto.
L'isozima è un battericida. Il coronavirus è un virus. Al più, se esistesse, avrebbe dovuto richiedere un viruscida. Vediamo un po' dov'è l'inghippo, la matassa, il nodo da sbrogliare. La parete batterica è molto diversa dalla parete virale. Non è corretto chiamarla parete, ma per farvi capire il concetto. I coronavirus, nello specifico, non sono composti da una parete di zuccheri e amminoacidi come quella dei batteri, ma hanno una parete, o meglio un involucro, composto da quattro proteine, o meglio quattro proteine strutturali chiamate envelope, membrane, spike e nucleocapsid. Il meccanismo con cui gli enzimi funzionano, e tra questi anche l'isozima, è molto simile al gioco per bambini in cui si devono incastrare le formine nel foro della stessa forma. L'isozima non riconosce la forma delle proteine che compongono l'involucro del coronavirus, perché normalmente riconosce il peptidoglicano, la mureina, tipica dei batteri, quindi non può svolgere la propria funzione distruttiva. Ad oggi, aprile 2020, non esiste alcuna prova scientifica in grado di dimostrare che il lisozima abbia un qualche genere di efficacia contro il coronavirus. Quindi, come siamo arrivati ad un'interrogazione parlamentare su questo tema? Andiamo a vedere. Il nodo della matassa? Eccolo qua. Un articolo pubblicato a settembre 2019 dal titolo Antiviral effect of nisin, lisozyme, lactoferrin and their mixtures against bovine viral diarrhea virus. O meglio, effetti antivirali di nisina, lisozima, lactoferrina e loro miscele contro il virus della diarrea virale bovina. Fate già particolare attenzione al titolo. Non dice che una di queste molecole o una miscela di esse è in grado di distruggere il virus della diarrea virale bovina, ma vi sta dicendo che descriverà gli effetti di queste singole molecole o una miscela di esse nel trattamento contro questo virus, che potrebbero avere un effetto terapeutico e curativo oppure no. Ma al di là di questo, all'interno dell'articolo non si menziona mai il coronavirus, ma si parla quasi solo ed esclusivamente del virus della diarrea virale bovina. Volendo andare nel dettaglio, nell'articolo si parla dell'attività antivirale dell'isozima, ma viene precisato che è molto modesta e focalizzata su due categorie virali, l'herpes virus e l'HIV di tipo 1, che sono due virus, ma che sono anche completamente diversi dal coronavirus. E anche contro il virus della diarrea virale bovina, che comunque è diverso dai coronavirus, viene precisato che ha un effetto molto modesto, che dipendono soprattutto dalle modalità e dal momento della somministrazione rispetto al momento in cui è avvenuta l'infezione. Perché di virus ne esistono di tantissimi tipi, non sono tutti uguali, e hanno tutti strutture diverse tra di loro. Altrimenti vorrebbe dire che la stessa molecola, una volta identificata, sarebbe in grado di abbatterli tutti. Il gioco, o meglio il compito dei ricercatori, è quello di riuscire a trovare molecole in grado di riconoscere ogni tipologia di virus, ovvero trovare la forma di incastro giusto per ogni virus. A tal proposito, grazie alle biotecnologie, è stato possibile creare anche dei lisozimi ricombinanti, ovvero lisozimi geneticamente modificati, in grado di riconoscere in modo più efficiente alcune classi virali, come nel caso dell'HIV di tipo 1. Ma questi lisozimi ricombinanti esistono per ora solo a livello di ricerca e non sono disponibili sul mercato, perché prima della somministrazione sono necessari studi e sperimentazioni su cavi animali e anche umane per comprenderne l'efficacia e gli effetti collaterali. Forse in futuro scopriremo che l'isozima ha un effetto terapeutico nei confronti del SARS-CoV-2, ma per quanto ne sappiamo oggi, la possibilità che ha l'isozima di curare un paziente malato di Covid-19
ha le stesse probabilità di essere curato rispetto allo scaraventargli addosso un barile di gelato al Grana Padano. Era per dire una roba assurda. In ogni caso, tutto bene a quel che finisce bene, perché il ministro dell'agricoltura stesso ha smentito il fatto di aver mai avviato una richiesta di lisozima al consorzio del Grana Padano. Ma fatto più importante e che sta a cuore a noi consumatori è che il lisozima viene prodotto facilmente da decine di laboratori in tutto il mondo. Quindi, se anche il ministro dell'agricoltura o il governo in generale avesse bisogno di lisozima, sicuramente non avrebbe bisogno di chiederlo al consorzio del Grana Padano e noi potremmo continuare a mangiare il Grana Padano tranquillamente anche durante la quarantena. Questa puntata termina qui. Vi ricordo che le informazioni di questo video sono a scopo puramente didattico e divulgativo e servono a soddisfare le vostre curiosità e ad apprezzare il mondo della scienza. Sul canale trovate anche le serie dedicate al miglioramento genetico, alla storia dei vaccini e la rubrica Geni in Incognito. In descrizione trovate anche i link a tutti gli articoli che sono stati utilizzati per produrre questo video. Per sostenere Max Relativo potete condividere il video, cliccare mi piace, lasciare un commento, condividerlo su Facebook, su Instagram, le solite cose. Oppure potete approfittare del periodo di quarantena per sostenere il canale acquistando su Amazon il thriller Coppie Imperfette, un giallo a sfondo biotecnologico che sviluppa in chiave romanzesca alcuni temi trattati sul canale. Alla prossima puntata. Ciao!